protagonista Rai, amata dal pubblico e popolare anche sui social, è finita in ospedale, le foto condivise sul suo account preoccupano tutti. Volto consolidato della Rai, protagonista di fiction di successo, tra le più seguite dal pubblico, si trova ricoverata in ospedale. Le foto condivise sul social hanno allertato l'attenzione dei fans, ma anche dei colleghi che non hanno esitato a mostrarsi preoccupati per lei. Ma cos'è accaduto? Negli ultimi anni la dirigenza della rete di Stato ha dato ampio spazio alla fiction, diversi progetti realizzati che si sono rivelati un successo. Tra queste c'è sicuramente Mina Settembre, con protagonista Serena Rossi, ma anche Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri, e ancora Don Matteo e Ad un passo dal cielo, considerate le serie più longeve. Molto apprezzate dal pubblico anche Un professore, e ancora Blanca e il commissario Ricciardi, tutte serie che presto avranno un seguito. Prodotto di punta della sezione Rai Fiction è sicuramente Doc nelle tue mani, che si avvale di un cast di attori prestigiosi. Da Luca Argentero a Pierpaolo Spollon, ma anche Giacomo Giorgio, reduce dal successo di Mare Fuori, gli interpreti di Doc sono tutti molto amati dal pubblico. Uno dei volti femminili della serie nei giorni scorsi ha avuto un incidente e oggi si trova in ospedale, lei è Matilde Gioli. L'attrice nella fiction interpreta Giulia, che oltre ad essere un medico molto bravo ha un legame speciale con Doc. Per ora l'attrice non potrà lavorare, in quanto costretta a letto. A rivelare l'incidente la stessa Jolie, che su Instagram ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono in ospedale con una gamba ingessata. Matilde Jolie, starò a riposo per un po'. Starò a riposo per un po'. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti, questa la didascalia che accompagna le immagini. La Jolie appare serena, e sorridente anche se costretta a letto. Non ha spiegato nel dettaglio cosa le è accaduto, ma i fans hanno dedotto che sia caduta da cavallo, sua grande passione. Ha tuttavia mostrato la radiografia della gamba fratturata, dove si intravede che le hanno messo tre chiodi. Matilde Jolie ha ricevuto tantissimi auguri e messaggi di solidarietà sia dalla gente comune che dai suoi colleghi, rimettiti presto in forma, le ha scritto Chiara Ferragni. E poi anche Alegnase Redova, Paola Turci e Elena Sofia Ricci le hanno fatto gli auguri di pronta guarigione. Per il momento Matilde non potrà tornare sul set, dovrà prendersi cura di se stessa e godersi il riposo forzato. In diverse interviste l'attrice ha raccontato di aver avuto un grave incidente quando era adolescente. Un incidente in cui ha rischiato di non camminare più. Per un lungo periodo ha anche portato il busto, e anche se poi tutto è andato per il meglio ricorda quei momenti in modo drammatico,